Ancora 8 giornate di campionato e 24 punti a disposizione. Sta tenendo i conti la capolista cirignola, che si gode le 8 lunghezze di vantaggio rispetto a quella inseguitrice, che ormai si chiama Francavilla Insinni. Dunque ancora presto per i verdetti, ma non si può non parlare di fuga degli ofantini, che in questo fine settimana affronteranno la trasferta di Marigliano, squadra invischiata nelle zone melmose della classifica. E la formazione di Ragno invece al Fittipaldi proverà a rosicchiare punti rispetto alla vetta. Di fronte c'è il Nardò, che di certo non sta affrontando un buon momento. Può essere considerato il big match della giornata quello tra Bitonto e Casertana. La cura Potenza non sta dando i frutti sperati e col clima di contestazione che si respira nella terra dell'olio, giocare in casa per i neroverdi può rappresentare una trappola. Altro big match è quello tra la Nocerina e il Fasano. Le due squadre si contendono il quarto posto e purtroppo i campani in questo momento hanno più fiato e più continuità. I brindisini però non devono mollare proprio sul più bello. Tiferà per il Fasano il Gravina. Non sarà facile il compito per i murgiani, che affronteranno al Fanuzzi il Brindisi, una delle squadre più in forma del momento. Il Molfetta ospita il Nola, due squadre che hanno poco da chiedere al campionato, così come il Casarano, che sarà di scena a Sorrento. Alla ricerca di punti salvezza la team Altamura e il Bisceglie, che giocheranno rispettivamente a San Giorgio a Crimano e a Rotonda, mentre il Matino proverà a giocarsi le ultime chance salvezza in terra salentina contro il Lavello.